Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi, in questa rubrica che vi è piaciuta un sacco l'altra volta, quindi continuiamo. E se continua a piacervi, faccecelo sapere con un like qua sotto e un commento, così continuiamo ad aggiornarvi su tutto quello che succede in questo paese così sfrizzecarellante che è la Corea del Sud. E direi di incominciare. E cominciamo con la news più succulenta, perché tu dici: Marco, fortunato te che scappi e sei dall'altra parte del mondo, così ti eviti di sentirti tutti i giorni quello che succede. La cipolla l'epola. Che succede? L'altro giorno stavo guardando il telegiornale e sento questo. Chiara Peran입니다. Chiara Perani. O Chiara Peragniga. Molto più bello Chiara Ferragni in coreano. Gli dà più quel senso di bottiglia di spumante, non lo so. Ebbene sì, lo scandalo del Pandoro è arrivato anche qui e non solo, proprio si stanno interessando perché è uscita la prima notizia ormai, insomma, insieme all'Italia qualche mese fa, ma si continua a parlare di schema Ferragni proprio ultimamente, del modo in cui insomma, Chiara abbia fatto quelle robine un po' poco simpatiche, ma andiamo a commentare insieme qualcuno di questi servizi che è uscito in Corea.새빨간 거짓말로 기부금 스캔들을 저질러 이탈리아를 발칵 뒤집었습니다. Top la scelta della canzone, comunque. Lascia che io pianga. 페라니는 2022년 11월 크리스마스 케이크 홍보에 나섭니다. Quindi si parla di torta perché non conoscono il Pandoro, cioè in Corea si vende il Pandoro, ma sapete come me ne sono accorto? Perché dovevo ricevere un pacco col Pandoro dentro e non me l'hanno accettato perché c'era scritto Pandoro sopra e non sapevano cosa fosse, e poi gli ho dovuto dire torta. Ma il Pandoro è una torta? Può essere considerata? No, il Pandoro è un Pandoro, non è una torta. Falsa informazione. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Niente, l'unica parte delle scuse che hanno lasciato è l'errore di comunicazione. Adesso sappiamo come si dice nel linguaggio dei segni, errore di comunicazione. Errore di comunicazione. 얼굴을 들이밀며 유명인 행세를 해 빈축을 사기도 했다는데 지금은 상황이 역전됐습니다. Cos'è un funerale? Non capisco, hanno preso un momento in cui lei piange un funerale. 페라니는 한달전 사과 영상을 자신의 소셜 미디어에 올리면서도 실수였을 뿐이라 변명했습니다. Questi sono io fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Ancora, ma anche qui l'errore di comunicazione, ma io, vabbè, i telegiornali coreani hanno capito che quella è la parte fondamentale. Influencer들의 상업 행위가 투명하게 이루어지지 않는 법적 구멍이 있다고 말했습니다. No, non riesco. Mi fa straridere vedere la Meloni sulla televisione coreana, non ce la faccio. Vabbè, abbiamo capito la televisione come ha trattato l'argomento, ma vediamo adesso come hanno reagito i coreani a questa notizia, leggendo un po' di commenti sotto i vari articoli. Leggo qui: sei una truffatrice, vai a vendere i pandori. Un errore di comunicazione, bugiarda. Anche la Corea dovrebbe punire gli influencer in questo modo. Una donna che inganna con il suo aspetto, e poi subito dopo leggiamo una cagna col volto di persona. È un modo di dire, un lupo vestito da pecora, una roba del genere. Questa ovviamente è italiana. L'Italia è il paradiso per i truffatori. Anche qui, questa bellissima immagine che hanno di noi, si fa proprio vedere tutta. E niente, mo c'ho l'ansia perché io sono italiano e sono un influencer in Corea, ma io le pagherò le tasse bene, non lo so, mo c'ho l'ansia. Anzio? 네, 형님. 세금 다 법적으로 내고 있지? 다 했지? 경찰 만약에 확인하면 아무 문제 없지? 아무도 없지, 당연히. Hai sentito polizia coreana? Non mi freghi mica. Andiamo avanti con un'altra notizia, anche questa me l'avete segnalata in tantissimi perché effettivamente fa un po' preoccupare, infatti c'è un branco di squali tamarri per i mari sudcoreani che sta minacciando i cittadini, portano occhiali da sole
e denti d'oro e sono venuti a punire tutti gli scellerati che ancora non hanno scaricato il VPN Surfshark. Volevamo intervistarli e fare un servizio, ma il nostro inviato è stato intimidito, mi dicono, dalle pinne fluorescenti, quindi fidatevi di quello che vi dico, che è vero, è il telegiornale, sono notizie vere. Sapete che in Corea c'è il wifi ovunque, voi venite, andate in un caffè, vi collegate al wifi, ti è un secondo che vi entra un hacker, prende possesso dei vostri social e va a commentare sotto il profilo di Annalisa e gli dice che fa schifo col vostro nome. Oltre a proteggere il vostro computer avete anche un antivirus incluso in Surfshark e potete anche fare finta di essere in altri paesi e accedere alle librerie, per esempio, di Netflix di tutto il mondo. Lo so che ti vuoi guardare i BL thailandesi, li guardi tutti. Al solito, se usate il codice sconto SOLMAFIA avete l'83% di sconto più 3 mesi gratuiti. Potete sia usare il codice sconto o inquadrare questo QR code che vedete in sovraimpressione e vi porterà direttamente alla pagina scontata, così almeno non è che dici ne devo anche scrivere, no, direttamente QR code. Tecnologia. E andiamo avanti con le notizie. Ai genitori coreani lanciano sempre più soldi addosso, ma loro li schivano, cioè non li vogliono, li fanno schifo. I genitori coreani fanno schifo i soldi, questa è la notizia. Mi spiego meglio, uno dei più grandi problemi di questo paese, è il tasso di natalità, che è il più basso del mondo in assoluto, e pensate che continua a scendere di anno in anno. Infatti se l'anno scorso era dello 0,78, adesso è allo 0,72, quindi c'è un figlio ogni tre quarti di donna più o meno. Pensate che per mantenere la popolazione ai 51 milioni di adesso dovrebbe essere del 2,1, quindi siamo ben sotto il tasso di natalità che ci dovrebbe essere, e questo fa preoccupare molto ovviamente il governo. Governo che ha speso fino ad oggi ben 270 miliardi di dollari in incentivi per fare un po' ciulare questi coreani. Al momento infatti, se si fa un figlio in Corea, si ricevono 1500 euro di bonus proprio al momento della nascita, più o meno 700 euro al mese per il primo anno di vita, che poi si abbassano pian piano però fino agli 8 anni, quindi fino alla fine delle elementari in Corea. Cioè, pensate, ricevere uno stipendio fino alla fine delle elementari per noi sarebbe veramente un sogno incredibile, e invece qua si schifa perché continuano a non fare figli. Ovviamente se questo problema persiste, cioè, potrebbe portare a lungo andare anche all'estinzione di questo paese. Cioè, questo è un problema che può essere paradossalmente anche più letale di una pandemia per un paese, e va preso molto seriamente. I coreani però al momento, leggendo i commenti sui social, vedo che non è che proprio se ne interessino più di tanto. Uno dei commenti che leggo più spesso è proprio infatti: ma fateli voi i figli e non rompetemi le palle a me, soprattutto quando questa notizia viene riportata dalle news straniere. Appunto, ci sono i coreani sotto che proprio se la prendono un po', e il senso è un po' tipo: fatevi i cavoli vostri. Diciamo che quello che dicono è che è difficile avere un figlio perché costa tanto, e questo è sicuramente vero. Non sono proprio sicuro che sia il motivo principale, nel senso che è anche vero che in Corea mi sembra che ora stiano cercando di incentivare sempre di più e di aiutare sempre di più le famiglie. Nel frattempo so che ci sono incentivi insomma, se volete venire qua a riprodurvi con un coreano, se fate un figlio ci sono tante agevolazioni, ovviamente sia per il permesso di soggiorno, per il visto, ma anche per esempio per la casa. Se avete un fidanzato coreano e ci state pensando, sappiate che... E andiamo avanti, perché finalmente abbiamo un abbonamento della metro in questo paese. Cioè, la Corea vive nel 3500 per un sacco di robe, ma l'abbonamento era non pervenuto fino a questo mese. È arrivato. Se venite in Corea potete finalmente prendere un abbonamento anche voi, abbonamento che include metro, include i bus, i pullman, ma anche le biciclette.
Sì, biciclette, perché in Corea, ma forse anche da voi in Italia adesso, c'è un'app in cui se vedi una bicicletta per strada, schiacci e te pigli la bicicletta. È un abbonamento che costa più o meno 55 euro al mese, mi sembra un prezzo abbastanza ragionevole, considerando che appunto ci sono tutte queste cose incluse. Meglio tardi che mai, come si suol dire. L'avete capita? Seul, che è Seul, Seul. Peccato che sia esaurito ovunque, cioè nel senso la carta fisica è esaurita ovunque, perché giustamente la gente si è eccitata, è andata, è corsa, ha fatto razzia di abbonamenti e non ce ne sono più. Se avete però Samsung Pay potete comprarlo lo stesso facendo bip bip con il vostro cellulare. Viva Samsung! E ora parliamo di una notizia che ha fatto scalpore anche da voi in Italia, perché me l'avete segnalata in tanterrimi, ed è quella dello sciopero dei dottori in Corea. In Corea non ci sono tanti dottori e quindi scioperano, così ce ne sono ancora meno. Cosa succede? Essendo che ci sono pochi dottori in Corea, si sta decidendo di ampliare il numero di posti, che per ora è limitato. Per ora il limite era di 2000 posti per entrare a fare medicina in Corea, si vuole ampliare questo numero a 5000, quindi 3000 posti in più. E quindi i medici si lamentano, perché dicono belli, ci rubate il lavoro, perché giustamente cosa spinge il medico coreano? La voglia di salvare il paziente, la voglia di salvare vite umane, i soldi. Infatti loro dicono, oh, ma che, ci vogliono rubare il lavoro? Cioè io mo c'ho 3000 pazienti al giorno, faccio un sacco di soldi, se mi aumentate i medici, poi mi diminuiscono. Stiamo scherzando. E quindi al momento abbiamo circa 8000 tirocinanti e dottori che stanno facendo sciopero. E questo sta creando ovviamente un sacco di disagi, perché il dottore è una figura che, se sciopera, potrebbe creare tipo morti. Però effettivamente sapere che non potresti avere il medico di base, un po' che ansia. Parliamo ora di argomenti decisamente più leggeri. Parliamo di Dune Part 2, che è uscito in Corea, è arrivato il cast a fare promozione. E ve ne parlo semplicemente perché Gio ha fatto il make-up a alcuni degli attori che sono venuti in Corea, e soprattutto anche perché io sono il protagonista di Dune. Io sono Timothy. Che è successo? Praticamente Gio va a fare il make-up, insomma, è a fare questo evento con il cast di Dune. E niente, raga, stavo al telefono con lui e incomincio a sentire delle urla, e dico, ma che, ci sta Zendaya vicino a lui? No, erano le colleghe di Gio che urlavano perché hanno collegato il fatto che io fossi uguale a Timothy. Io veramente non questa somiglianza non la vedo, ma neanche, cioè è proprio completamente diverso. Lui c'ha questa mascellona, questo naso un po' appuntito, questi capelli bellissimi. Ma vorrei sentire anche la vostra opinione a riguardo. Da 1 a 10, quanto sono uguale a Timothy? Andiamo avanti parlando di un argomento che mi tocca anche un po' in prima persona, perché pensate, è uscito da uno studio che hanno fatto sui treni in Corea che questi poracci che si allenano tutto il giorno, la mattina alla sera, non mangiano, non sono imprigionati e non possono fare nulla, mi escono da questo treni con dei problemi mentali. Ma chi l'avrebbe mai detto? Scoperte veramente incredibili. Sì, per i coreani sì, perché pensate che è uscita questa notizia e i coreani hanno reagito malissimo. Se si leggono i commenti infatti sotto gli articoli che ne parlano stranieri, ci sono coreani che dicono, oh, ma cosa dici, oh, ma questi qua E io posso anche spiegarvi il perché. La salute mentale in Corea
non è un argomento. Cioè, ne stavo parlando anche l'altro giorno con un mio amico. Se vai a fare ricorso di psicofarmaci o vai dallo psicologo, sei semplicemente debole, un po' uno sfigato, non è che c'hai dei problemi. Ed è assolutamente vero. Con i coreani io non ne parlo mai, perché mi rendo proprio conto che non c'è empatia quando parlo di queste cose. Ed è un grave problema, perché, come abbiamo già parlato nella puntata precedente, qui c'è veramente una quantità di anche suicidi di persone famose che è altissimo. Volevo parlarvi di questo argomento perché anche io ho cambiato neurologo ultimamente. Non mi ha chiesto niente. Aveva la stessa empatia del mio frigorifero, veramente. Anzi, forse il mio frigorifero ha più empatia, perché quando tengo la porta aperta mi avvisa che c'è la porta aperta, fa bip 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 bip. Ti fanno compilare prima una serie di moduli. Cioè, ci ho messo 2 ore a compilare tutti quei moduli in cui ti chiedono fondamentalmente se bevi e se vuoi picchiare la gente. Io che non bevo ho saltato metà del questionario, praticamente, perché metà delle robe erano sull'alcol. Coreanini qui, svegliamoci, cioè veramente svegliamoci su questo argomento, grazie. E a proposito di alcol, ci colleghiamo alla notizia successiva. Parliamo di DJ Yesong, che si è messa alla guida da ubriaca, ha tamponato un motociclista che a causa delle ferite ore dopo poi è venuto a mancare. E questa non è assolutamente la prima volta che una celebrity coreana si mette alla guida in stato di ebbrezza e purtroppo finisce in tragedia. Ovviamente si parla di questi casi quando ci sono delle celebrity coinvolte, ma sono più frequenti di quelle che pensiamo. Se andiamo infatti a vedere i casi di guida in stato di ebbrezza in Corea, sono molto molto più comuni rispetto alla stragrande degli altri paesi del mondo. Mi fa un po' pensare il fatto che si facciano delle leggi, per esempio, sulle droghe sempre più rigide. Sì, ci sono in Corea, ma valle a trovare. Cioè, veramente, io in 12 anni in Corea non ho mai trovato mezza roba. Cioè, veramente è difficilissimo, anche perché ci sono delle pene veramente serie. Se si spaccia si rischia l'ergastolo in questo paese. L'alcol, niente, perché ovviamente, essendo che fa parte della cultura, non puoi togliere una parte della cultura a questo paese, però secondo me è oggettivamente molto più pericoloso. E finiamo con l'eroe del mese, sinceramente la mia notizia preferita. Parliamo di un uomo coreano annoiato che, siccome aveva bisogno di compagnia, chiamava la polizia abbastanza spesso, perché poi è uscito fuori che solo quest'anno ha chiamato la polizia 399 volte. Io non riesco a fare uno stare antipatico a questo tipo, perché poverino, amore, cioè, mi dispiace, cioè, che, e lui è annoiato. I coreani non l'hanno capito, e al posto che aiutarlo hanno deciso di dargli 7.500 euro di multa per ostruzione al lavoro poliziario. Che un po' posso capirlo, perché giustamente tu intasi le linee che magari potrebbero, cioè, ci sono problemi magari un po' più urgenti di tu che ti annoi. Non c'è un numero verde qua in Corea per la gente annoiata. Che poi 399, ma fatelo arrivare a 400, fatelo arrotondare. Pensate a quante persone con disturbo ossessivo compulsivo avete disturbato con questa notizia. 399, vergogna, vergognatevi. E questo è tutto per questo video. Se volete che continuiamo questa rubrica, fatecelo sapere con un like e un commento positivo, che ci sentiamo e ci vediamo anche il prossimo mese. Vi ricordo che se volete venire in Corea a incontrarmi, potete farlo con i tour di Blueberry Travel, che sono qua sotto in descrizione. Sono tour guidati da persone competenti che hanno vissuto in Corea, parlano coreano, con un itinerario che è stato creato anche da me e Anna di Persi in Corea, e con degli eventi esclusivi ovviamente a questi tour. Ci sarò anche io, ci saranno anche, per esempio, in alcuni tour dei concerti con Will, insomma tante cosine che potete scoprire qua sotto in descrizione. E ringrazio Surfshark per aver sponsorizzato questo video. Anche Surfshark ovviamente è qua sotto in descrizione con tutti i suoi link. Vi lascio qua sotto anche il link del mio negozio di skincare, che si chiama Kipunaro, e noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara.
Ciao.